collezionare orologi è un lavoro di passione e dedizione, fatto con disciplina. Amo la sensazione, l'aspetto e la complessità degli orologi. Collezionarli, infatti, dovrebbe essere un vero piacere. Longines è un marchio che mi ha sempre affascinato per la sua importanza nello sviluppo dell'orologio da polso nella prima metà del secolo scorso, soprattutto nel mondo tool watches. Uno di questi tool watches è proprio il Legend Diver, la cui storia inizia alla fine degli anni 50 durante la corsa all'orologio più impermeabile. Creato in collaborazione con Irving Piqueret, la cassa Super Compressor fu con un'importante innovazione. La caratteristica più interessante del Legend Diver sta nella costruzione della cassa, con due corone e una ghiera bidirezionale montata all'interno e graduata da 0 a 60 per monitorare il tempo sott'acqua. Le proporzioni di questa nuova versione sono mantenute come quelle originali, ma con l'introduzione di un materiale, il bronzo. L'uso di questo materiale, date le sue proprietà di invecchiamento uniche, è concettualmente molto interessante. Invece del solito scolorimento del quadrante, qui vedremo come ogni cassa evolverà in modo unico negli anni. A livello tecnico, vi sono vari miglioramenti nella versione moderna, tra cui un nuovo movimento prodotto in esclusiva per la Longines con bilanciere in silicio. Un'innovazione che riduce il problema del magnetismo, rendendo l'orologio più versatile. Inoltre, l'attenzione al dettaglio non manca. Dal diver inciso nel fondello di titanio, alle corone zigrinate, all'assenza del datario, al logo con la clessidra alata. Personalmente, nel mio viaggio da collezionista, sono sempre più affascinato dalle cose meno convenzionali. Più continuo in questo viaggio e più scopro che gli archivi di Longines sono pieni di gemme nascoste, che stanno aspettando pazientemente, in qualche cassetto o vecchia scatola, di essere scoperte.